Sometimes late at night, I lie awake and watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the light, lay there in the dark. And the thought crosses my mind, if I never wake in the morning, would she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes, will she know how much I love her? Did I try in every way to show her every day she's my only one? And if my time on earth were through, she must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last? Tomorrow never comes, 'cause I've lost loved ones in my life who never knew how much I loved them. Now I live with the regret that my true feelings for them never will reveal. So I made promise to myself, say each day how much he means to me, and avoid that circumstance where there's no second chance to tell her how I feel. If tomorrow never comes, does she know how much I love her? Did I try in every way to show her every day? She's my. Sono 10 anni che sono a Pescara. Sono arrivato esattamente il 14 settembre del 2003. E la cosa che inizialmente mi ha colpito e che sono rimasto impressionato sono la realtà logistica di questa parrocchia, e cioè la chiesa, l'oratorio, il parco, i locali parrocchiali. E mi ha impressionato perché ho visto una realtà molto, molto grande, molto grossa, e subito ho pensato, così immediatamente, che questa realtà doveva diventare, secondo me, una realtà di accoglienza, una realtà di aggregazione, diciamo, sia attorno alla chiesa per quanto riguarda la vita di fede, diciamo, no? Che credo che in questi anni abbiamo dovuto e abbiamo la necessità di ripensare, di ristrutturare, di come dico spesso, di sbullonare per trovare una dimensione più vera per i nostri tempi. Questo per quanto riguarda la Chiesa. Poi, per quanto riguarda le altre realtà, l'oratorio doveva diventare, secondo me, un luogo di accoglienza giovanile, più ampia possibile. E poi c'era questo parco che non era messo come è messo adesso, che lentamente in questi 10 anni abbiamo ristrutturato, e che poteva diventare un luogo di aggregazione del quartiere. Questa era la mia idea iniziale, perché questo quartiere ho visto subito che non ha una piazza, non ha un luogo centrale, e mi sembrava importante che la parrocchia, che ha anche un ruolo sociale, non semplicemente un luogo religioso, potesse mettere a disposizione questo parco per l'aggregazione della realtà, appunto, del quartiere.
E lentamente in questi anni abbiamo tentato di fare questo attraverso una serie di iniziative che riguardano appunto la vita di fede, la vita cristiana, la vita della parrocchia, che riguardano l'oratorio e che riguardano appunto anche la vita del parco, lo chiamiamo così. Baby, I'm thinking of you. Got a picture in my mind. They say that falling in love makes you blind. You opened up my eyes, brought our feelings deep inside. No one believes in me like you do. No one can ever take your place. You're like food to my soul. And only you can make me feel this way. Sacrifice to be loving you. No, no, had a feeling too. Yes, I do, but only for you. Baby, there's a reason why we met, why we still. Accanto a queste strutture logistiche, chiamiamole così, fatte di mura, di parco, eccetera, di oratorio, di casa, eccetera, ecco, ho cominciato lentamente a conoscere anche le persone. E mi sono accorto che la parrocchia, diciamo, nella parrocchia vivevano delle risorse umane notevoli.
e anche queste però, ecco, la mia progetto era quello di aggregare queste risorse umane e di farle diventare qualcosa che si ponessero a servizio di tutta la comunità e di tutto il quartiere, diciamo, e possibilmente anche della città di Pescara. E una delle prime iniziative, mi pare, che abbiamo messo in atto riguardava la vita di fede, diciamo. E cioè quello che ho pensato, oltre che tentare di rinnovare la vita, la pratica cristiana sotto molti punti di vista, mi sembrava importante che la vita di fede non fosse semplicemente qualche cosa che si viveva in chiesa, in un luogo appartato rispetto alla vita sociale, ma diventasse anche una possibilità di riflessione in maniera da credenti sulla realtà sociale, politica, culturale della nostra città. Ed è per questo che abbiamo iniziato con alcune persone, appunto con le risorse che ho trovato, abbiamo iniziato quella associazione che va sotto il nome di In che mondo siamo. I'm still not certain that you love me. Every time you hold me, I'm still not certain that you care. Though you keep on saying you really, really, really love me. Do you say the same words to someone else when I'm not there? Suspicion orbits my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Every time you call me and tell me we should meet tomorrow, I can't help but think that you're meeting someone else tonight. Why should our romance just keep on causing me such sorrow? Why am I so doubtful whenever you part us up? Every time you call me and tell me we should meet tomorrow, I can't help but think that you're meeting someone else tonight. Why should our romance just keep on causing me such sorrow? Why am I so doubtful whenever you part us up? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Darling, if you love me, I beg you wait a little longer. Wait until I drive all these foolish fears out of my mind. Why can't our romance just keep on growing stronger? Maybe I'm suspicious cause your love is so hard to find. Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why talk to me? Il tentativo era quello, appunto, di mettere insieme la fede, la fede credente con la cultura, la politica e la società del nostro tempo. E sotto questo punto di vista, in tutti questi anni abbiamo messo in atto una serie di eventi, di conferenze, di incontri con delle personalità della vita religiosa, politica, sociale, della nostra d'Italia, insomma, che hanno avuto una risonanza non solamente a livello qui di quartiere, ma a livello di città. Questa è una prima cosa che abbiamo tentato di fare. E l'altra cosa era rianimare l'oratorio. Io mi ero accorto che
tutta una serie di ragazzi, di giovani sparsi per il quartiere, non avevano nemmeno loro un luogo di accoglienza, e l'oratorio è diventato lentamente un luogo di accoglienza per i giovani, i ragazzi, i bambini, i ragazzi e i giovani di questo quartiere, e non solo di questo quartiere, ed è un oratorio che sta tuttora funzionando, diciamo, come luogo di aggregazione di questa realtà giovanile di cui sentiamo tutta la problematicità, soprattutto rispetto alle situazioni di disagio che vivono i giovani oggi, rispetto alla incapacità di vedere un loro futuro. Allora, tentiamo attraverso l'oratorio, attraverso attività ludiche fondamentalmente, di dare loro coscienza, creare coscienza in questi giovani e dare loro speranza. Si è portata avanti due serate nel segno della solidarietà, perché questo non manca mai nella organizzazione che fa capo a Falone, Roberto Falone, che vi presento, eccolo qua. Grazie. Buonasera, ciao Roberto, presento gli altri velocemente, poi introduciamo il tema e la trasmissione. C'è il collega, amico Pasquale Tritapepe, Pasquale e Pasquale, quindi siamo in due. Lui ha presentato la prima serata della manifestazione al Parco dei Gesuiti, la seconda serata è stata presentata poi da Nduccio. Saluto e ringrazio per essere qui Don Pino. Ecco, la parrocchia dei Gesuiti è quella che ha organizzato questa cosa, certo, per il secondo anno, poi vedremo con quali finalità. Certo. Iniziamo con Don Pino. Don Pino, allora, questa iniziativa, abbiamo detto che è la seconda volta che l'avete organizzata, sì, voi al Parco dei Gesuiti, che poi è un parco bellissimo dove si sta bene. È il parco più bello del mondo. Più bello del mondo, e beh, è chiaro. Ogni parco, come dice, ogni parco è bella mamma. Ogni parco è bello mamma Soia. Allora, Don Pino, questa iniziativa insieme a Roberto Falone, sì, che l'avete organizzata, era finalizzata a? Alla solidarietà che si sviluppa nella nostra parrocchia, diciamo. Come sai, la parrocchia ha una finalità religiosa, una finalità di fede, però proprio per questo ha anche una finalità sociale, ha un ruolo sociale.
Credo che questa iniziativa abbia questo scopo in un certo senso, perché bisogna anche spiegare che questa è una delle iniziative che si fanno nella nostra parrocchia. Infatti. Legate certamente al Parco dei Gesuiti, ma legate anche a delle attività che facciamo durante l'anno, con l'associazione culturale In che mondo siamo, iniziative caritative, eccetera. E questa estate organizzeremo... Poi chiederà Roberto le altre cose che avete organizzato nel corso dell'estate. Allora, io volevo soltanto far rimarcare questo. Sì. Anche questo, sì, insomma, questo gioco in qualche modo, è un modo simpatico per avvicinare le istituzioni rappresentate da loro ai cittadini, ai vostri parrocchiani, così? Certo, questa è stata un'idea certamente di Roberto Fallone, che è il grande Deus ex machina della situazione, e a me pare che in questo contesto della politica anche cittadina questa iniziativa abbia avuto la possibilità di come si può dire, di sciogliere eventualmente certe immagini che si hanno della politica e che viaggiano oggi sui giornali e nell'opinione pubblica. Io devo ringraziare appunto i partecipanti perché l'hanno fatto per solidarietà, cioè per poter finanziare ulteriori iniziative di aggregazione di solidarietà che svolgiamo nella nostra parrocchia e che ormai hanno una risonanza anche a livello cittadino. Ecco ormai. Luogo, noi stiamo cercando di trasformarlo in un luogo di incontro. Io credo che tutti noi conosciamo la situazione difficile nella quale viviamo. Io credo che più che mai oggi è necessario incontrarci, è necessario solidarizzare, è necessario magari curvare le spalle ma guardarci in faccia e camminare insieme. E questo può essere un luogo in cui noi ci riconosciamo in un certo senso, e la disponibilità appunto della parrocchia che fa questo, ma anche altro, anche durante l'anno, è esattamente questo, cercare di stare insieme, incontrarci, discutere, parlare, divertirci certamente.
L'altra cosa è che queste serate sono serate di beneficenza. Io voglio dire che la beneficenza potremmo farla per i terremotati dell'Emilia, però io credo che tutti voi conoscete la situazione in cui viviamo anche qui, come altrove, certamente anche qui a Pescara. E le parrocchie sono prese di mira, giustamente, perché il servizio pubblico, le istituzioni pubbliche hanno risorse molto limitate oggi, e sono prese di mira da parecchie persone che sono in difficoltà, cioè che vivono alla giornata. Allora pensavamo che questa beneficenza che si ricaverà da queste serate andasse ad aiutare la Caritas, e cioè tutte le situazioni che incontriamo nella nostra parrocchia. Vi ringrazio anche per questo. Per quanto riguarda il parco, innanzitutto l'abbiamo ristrutturato, evidentemente, ed è diventato un luogo, un salottino, diciamo, in questo quartiere. Il mio desiderio era quello, appunto, come dicevo prima, che fosse un luogo di aggregazione del quartiere. È diventato un luogo di incontro della città di Pescara. Perché gli eventi che siamo riusciti a mettere in atto e mettere in piedi sono stati eventi di un certo rilievo, con personalità estremamente interessanti che richiamavano appunto persone di vario tipo. Persone che erano interessate agli spettacoli dialettali che abbiamo fatto, ma anche ad eventi culturali di alto livello, e anche a conoscere delle personalità che a volte vediamo solo nella televisione. Thing that I ever had.
Le personalità che, per citare alcune personalità che sono intervenute negli incontri di In che mondo siamo, le ultime che ricordo che sono conosciute, è venuto il dottor De Rita, è venuto padre Sorge, è venuto poi ultimamente anche il provinciale dei Gesuiti in Italia, che in occasione appunto dell'elezione a Papa di un Gesuita ci ha illustrato la vita e il senso del significato dell'essere gesuiti. Per quanto riguarda invece il parco, mi piace ricordare una persona che ci ha lasciato, ma che ha iniziato gli eventi nel parco, che è Gio Sentieri, cantante degli anni 60, mi pare, e Gio Sentieri già aveva ancora una capacità canora eccezionale. E ha appunto aggregato inizialmente moltissime persone, non solamente del nostro quartiere ma di Pescara. Altre personalità della cultura che sono intervenute nel parco sono Dacia Maraini, sono Giulio Borrelli. Per quanto riguarda le iniziative anche canore musicali, ricordo il trombettista, mi pare, Fabrizio Bosso. Quindi eventi di un certo livello sia culturale, musicale e anche di divertimento, di intrattenimento. Queste che ho ricordato sono i luoghi
classici e fondamentali della vita parrocchiale, però ecco, ci sono delle realtà altrettanto importanti della vita parrocchiale che voglio semplicemente elencare, come il MEG per esempio, che raduna 100-150 ragazzi e che ha una utenza, diciamo, a livello cittadino. Voglio ricordare i catechisti, le catechiste, che con una dedizione eccezionale si dedicano all'educazione cristiana dei ragazzi, ma voglio ricordare le signore che ogni 15 giorni, ogni settimana anzi, puliscono la chiesa, perché per me è un servizio eccezionale che rende esattamente la chiesa un fatto accogliente, pulito, ordinato, in modo che la gente si sente a casa propria. Un'ulteriore attività che della nostra parrocchia, che non va dimenticata, è estremamente importante, è Villa Liberata. Villa Liberata ha costituito per generazioni di pescaresi, di ragazzi, un luogo estivo in cui trovare momenti di aggregazione certamente, ma anche di riflessione. E lì si sono creati dei gruppi che poi sono rimasti all'interno della parrocchia come gruppi propulsivi dell'attività giovanile. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a river, I would swim you. If you're a house, I would live in you all my days. If you're a preacher, I'd begin to change my ways. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. L'altro gruppo che mi sembra importante ricordare è il coro degli adulti che anima le chiese, che anima le messe del sabato sera. È un coro che sta crescendo sempre di più e che fa anche delle tournée, non diciamo all'estero, ma nei paesi d'intorno. If I was in pain, I know you'd sing me soothing songs. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. Altra iniziativa presente in parrocchia che si trova sotto pressione delle situazioni economiche delle famiglie, che si trovano in situazioni di precarietà, è la Caritas. La Caritas, con delle persone che si dedicano in maniera egregia ad aiutare, sia dal punto di vista di consiglio che dal punto di vista economico, che anche con viveri, pacchi vivero, diciamo, ad aiutare queste persone e queste famiglie che si trovano in grave difficoltà economica. A questo proposito, io credo che una delle iniziative e una delle attenzioni particolari che dovrebbe avere la parrocchia è oggi mettere i piedi su questo problema, mettere la testa, mettere il cuore su questo problema che tocca ormai moltissime persone. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a sailboat, I would sail. Quello
che siamo riusciti a costruire in questi 10 anni l'abbiamo costruito, non l'ho costruito da solo evidentemente, perché come dicevo ho trovato delle risorse umane che hanno accettato di entrare in quello che è nel progetto che io eventualmente proponevo, e c'è stata un dibattito, una interlocuzione estremamente importante con il Consiglio Pastorale e con il Consiglio per gli Affari Economici, che devo ringraziare per la loro disponibilità. Ora sono passati 10 anni, io vado via. Vado via e spero che con tutti i miei difetti di essere riuscito a comunicare una cosa a cui ho tenuto fin dall'inizio, e cioè che la realtà ecclesiale, che la parrocchia deve essere un luogo di accoglienza, accoglienza senza discriminazioni, accoglienza senza chiedere tessere di appartenenze, e un'accoglienza e anche dall'altra parte una libertà da parte delle varie persone, delle varie proposte che vengono fatte nel mettere in atto le proposte che eventualmente si facevano. Questa mi sembra una cosa molto importante. L'altra cosa che mi sembra importante è, spero che non sia sulla mia persona che si realizza il rapporto col Signore. Spero che di essere stato un intermediario, e non voglio essere stato più che un intermediario con la vita di fede, con la vita con il Signore Gesù. Un saluto e un abbraccio particolare all'amico padre Ignazio Buffa, che mi sostituirà come parroco in parrocchia, con l'auspicio che trovi la stessa accoglienza e la stessa benevolenza che ho trovato io presso questa realtà. Vado a Scutari, certamente lascio dopo 10 anni, potete capirlo, un pezzetto della mia vita qui, dove mi sono trovato molto bene, ho trovato una cordialità e un'accoglienza inaspettata, vi dirò. Ecco, ho apprezzato l'Abruzzo. Quando io sono partito da Livorno per venire a Pescara, ho dovuto guardare sulla carta geografica dove esattamente si trovava Pescara, perché non lo sapevo. Devo dire che ho trovato Pescara un luogo di accoglienza eccezionale per quanto riguarda me, per quanto riguarda la mia persona. Ho trovato gli abruzzesi, che vengono descritti spesso come gente dura, invece con un cuore enorme. Questo certamente posso testimoniarlo e lo porterò come testimonianza in qualunque posto io vado. Lascio, dico, un pezzetto del mio cuore. Spero che voi mi accompagnate con l'affetto, certamente con l'amicizia, con la preghiera soprattutto, ricordandomi per questa nuova missione che mi è stata affidata. Vi saluto tutti, ciao, state bene, in bocca al lupo e che il Signore vi benedica.